Episodio 3. Ombre e rimpianti. In pratica, la serata era ormai giunta a conclusione. Scortare l'imputata fuori dalla tenuta dei Karlov non richiese molto tempo, ma fu sufficiente perché tutti si accorgessero di ciò che stava accadendo. Un lasso di tempo abbastanza lungo per far sì che diversi esponenti del conclave di Selesnia si avvicinassero a Teysa, impazienti di chiarire la loro estraneità ai fatti. L'assassina non era con loro, non l'avevano introdotta di nascosto alla festa e non avevano alcuna colpa a riguardo. Erano anch'essi delle vittime. Sì, forse non come Zegana, ecco. Lei probabilmente era la vera vittima, però loro si trovavano nella stessa situazione di Teysa, dell'agenzia o chiunque altro degli innocenti presenti. Le barriere erette da Teysa avrebbero impedito a chiunque di lasciare il luogo del delitto. Il maniero non era la sede degli Orzov, bensì la sua cattedrale, la fonte del suo potere, e qui la sua parola era legge assoluta. Nonostante ciò, quando i maghi che stavano scortando la sospettata arrivarono in prossimità dei cancelli, nessuno li fermò e nessun altro membro di Ymir apparve o si fece avanti per chiederne il rilascio. Come già successo durante la corsa verso il guardaroba, quando Kaia avrebbe giurato che Teysa non fosse al suo fianco, anche in quel momento fu solo il picchiettio del suo bastone a tradire la presenza dell'altra all'interno del cortile. E non fu nemmeno facile percepirlo sotto il crescente frastuono delle voci. Tutti intorno volevano sapere cosa fosse successo. Tutti volevano sapere perché l'eroina personale della padrona di casa e un'assassina di Ymir si erano lanciati in una folle corsa durante quella che doveva essere una festa, con la seconda delle due che per di più indossava vesti non proprie. E poi, quell'assurdo incantesimo lanciato da Proft? Molti membri dell'agenzia stessa rimasero a bocca aperta nell'apprendere di cosa fosse capace. Chi di loro aveva già avuto la fortuna di vederlo in azione rimase soddisfatto e compiaciuto per l'eleganza e rapidità di esecuzione, mentre diversi membri del Senato non nascosero il loro fastidio di fronte a quello che reputarono un arrogante tentativo di dimostrare un'illegittima superiorità. Kaia non si stupì vedendo la loro reazione. Proft era stato una delle più grandi risorse a Zorius prima di abbandonarli per unirsi al gruppo di Ezrim. E se c'era una cosa che ricordava delle gilde è che ciò che odiavano di più era chi le abbandonava. Ancor più in tempi come quelli in cui gli organici erano già ridotti all'osso per via delle perdite conseguenti all'invasione. Kaia resistette all'impeto di voltarsi verso Teysa, che ormai si trovava al suo fianco. La serata le aveva già procurato abbastanza problemi, quindi si limitò a dire: «Li hai lasciati andare? E cosa avrei dovuto fare? Prendere il posto dei miei colleghi in quelle che sono le loro mansioni?» chiese Teysa. «Non mi sembra corretto sequestrare anche i membri di un'altra gilda mentre stanno arrestando un assassino. Le guardie obbediscono a me. Posso far entrare chi voglio, ma devo far uscire chi lo desidera. L'avrei fatto anche con te se avessi voluto seguirli. Quindi non mi tratterrai qui senza il mio consenso?» «Certo che no, e suppongo che nel tuo caso questo valga ancora di più, non credi? Tra tutti i presenti, tu sei quella che può semplicemente andarsene quando vuole». L'espressione di Teysa divenne più cupa pronunciando quelle parole. Kaia provò a non rabbrividire. In qualche modo, senza nemmeno nominarli, Teysa era riuscita ad evocare le ombre di Jace e Vraska, gli altri due che se n'erano andati da Ravnica. Coloro che non erano ritornati. I due che non l'avrebbero mai più fatto. Ma cosa ci faceva lì? Quel posto non le apparteneva più. L'avrebbe anche detto, ma proprio in quel momento Teysa la guardò con il rimpianto negli occhi, delle ombre strazianti che sembravano lacerarla. Anticipandola, disse: «Davvero, Kaia, sono grata che tu sia rimasta, che tu sia qui». «Ti avevo detto che sarei rimasta», rispose lei, distogliendo lo sguardo. «Come stava Annifar?» «Scossa, ma si sta riprendendo. Sta metabolizzando la cosa. Vedrai, tra non molto il suo stato d'animo passerà dal dolore all'indignazione. Non vorrei essere nei panni del colpevole. Probabilmente si troverà l'intera alleanza contro e nessuno può fermare l'ira di Vannifar. Lei e Zegana hanno combattuto una contro l'altra per raggiungere il potere, vero? Ma in fondo erano sorelle, a modo loro. C'erano legami profondi di lealtà e affetto. Non permetterà certo che tutto questo rimanga impunito». «Eh già, non riesco proprio ad immaginarmi cosa sarà in grado di fare. Ma di cosa volevi parlarmi prima?» Teysa esitò di nuovo, lanciò un'occhiata agli invitati che si aggiravano intorno a loro. Alcuni stavano riformando dei gruppi, altri cominciavano a dirigersi verso le uscite. C'erano poi quelli che puntavano al maniero, a seconda del fatto che avessero o meno lasciato qualcosa al suo interno.
Kaya, un po' inutilmente, si chiese cosa intendesse fare l'agenzia con i cappotti che giacevano sotto al cadavere. Proft, anch'egli nei paraggi, sembrava porsi la stessa domanda. «La notizia sarà sulla bocca di tutti entro domattina», sussurrò Teisa con una celata amarezza. «Li sento già. Forza, venite a festeggiare l'ottimo lavoro fatto dalle gilde per proteggere Ravnica e guardate il loro fallimento visto che non riescono nemmeno a proteggere se stesse e i loro rappresentanti». «Sono certa che la gente capirà che non è stata colpa tua», provò a consolarla Kaya. Teisa, con lo sguardo tagliense, aggiunse «Sei meglio di me che non sarà così». Lo sapeva, eppure ci sperava. Sperava che le ferite della guerra stessero guarendo, augurandosi che le vecchie cicatrici di Ravnica potessero sparire allo stesso modo. Un tessuto lacerato a volte riesce a rigenerarsi, migliorare, diventare qualcosa di più sano e pulito di ciò che era inizialmente, se le condizioni al contorno sono quelle giuste. E forse le condizioni ora erano quelle giuste. «Prima, sul balcone, c'era qualcosa che volevi farmi vedere», riprese il discorso Kaya. «Oppure dirmi. Puoi farlo adesso?» Teisa sospirò. «Rimani. Resta qui abbastanza a lungo perché la notizia si diffonda, per vedere se le sue onde non ci spazzeranno via tutti. Allora ti chiamerò», disse lei. «Voglio dirtelo, solo che non è proprio questo il momento». Kaya la squadrò da capo a piedi. Sembrava sincera. La nuova capogilda era un politico nato, ma anche i politici potevano mostrare il loro lato umano ed avere i loro momenti di debolezza. 3 giorni, esclamò la Planeswalker. «Dopodiché, se non mi avrai chiamata, verrò io a cercarti». «Affare fatto», disse Teisa. I 3 giorni trascorsero in fretta. Kaya tornò nella sua stanza d'albergo, rifiutando l'offerta di occupare una camera per gli ospiti del maniero, e Teisa, forse capendo che insistere avrebbe probabilmente convinto l'altra a lasciare il piano, non lo fece. Durante il giorno girovagava per le strette vie, assaporando quel sapore familiare del cibo di strada di Ravnica e del caffè corretto panna, miele e lavanda, ascoltando cosa dicevano le persone. O almeno quelle che non la conoscevano a sufficienza da mordersi la lingua. Giravano voci pungenti, distorte, sussurrate a denti stretti. Dicevano che c'era stato un furto alla festa degli Orzov, qualcuno della Gilda aveva perso un prezioso cimelio e avrebbe poi perso le staffe. Anzi no, era stato scoperto un tradimento, o forse c'era stata una storia d'amore clandestina. A quanto pare, nel maniero si erano verificati crimini di ogni tipo, e poiché erano presenti sia l'agenzia sia gli Azorius, si parlava di entrambi i gruppi con crescente disprezzo. Chiunque fosse stato presente si trovò al centro di un uragano, una pioggia di lusinghe, di attenzioni e di parole dolci, pur di ottenere qualche informazione. Visto però che la maggior parte di quelle offerte non veniva recapitata o non riceveva risposta, racconti e pettegolezzi sbocciavano ovunque. La gente inventava storie sempre più stravaganti, sapendo che tanto non c'era nessuno che potesse confutarle. Kaya ascoltò tutte quelle voci e, ingoiando il rospo più volte, non disse mai nulla. Meno attenzione attirava, meglio era. Perché purtroppo non si parlava solo della festa. Quello era lo scandalo del momento. La notizia sì più recente, ma forse quella meno cruda, quella che bruciava di meno rispetto alle ferite della guerra. La gente parlava dell'invasione e di come i Planeswalker avessero deluso tutti loro. Dopo aver trascorso diversi anni nella consapevolezza che il Ravnicano medio nemmeno sapesse cosa fosse un Planeswalker e di conseguenza non poteva avere alcuna opinione a riguardo, Kaya si trovava ora di fronte a una platea in cui tutti sapevano e dove quasi tutti li disprezzavano. Era talmente a disagio che fu quasi sollevata quando la mattina del 3° giorno un emissario dell'agenzia andò a cercarla. Si trovava in una piccola caffetteria, ascoltando le notizie del mattino. La parola omicidio stava finalmente iniziando a circolare. Questo, unito all'insolita penuria di esponenti simic, stava monopolizzando l'attenzione pubblica, riducendo di molto i gossip e le discussioni sulla guerra. «Signora, scusi», disse il messo che si fermò a circa 1 metro di distanza, in fibrillazione perché sperava di essere riconosciuto. Kaya beve un ultimo prolungato sorso di caffè, prima di voltarsi verso di lui per poi sbarrare gli occhi quando lo vide in faccia. «Agente Kellan, perché hanno mandato te?» «Ah, sapevi che l'agenzia avrebbe mandato qualcuno?» chiese lui ancor più stupito. «Lo pensavo. Per questo sono rimasta dove sarebbe stato più facile trovarmi», disse Kaya alzandosi. «Immagino che il detective Proft voglia parlare con me di quello che è successo».
Sapeva fin troppo bene che quella frase, quel nome e la parola agenzia avrebbero attirato molte orecchie, nella speranza di carpire qualche succosa informazione. «In realtà no», disse Kellan. «Lui non è per queste cose. Non condivide ciò che pensa con gli altri quando non è necessario. È il capo che ti vuole vedere». Kaya tossì quasi sputando il caffè. «Ezrim!» Esitò per un attimo, lasciando che i curiosi si rodessero un po' il fegato. Poi annuì e fece cenno al ragazzo di seguirla fuori dal negozio. Una volta in strada, un po' meno appariscenti, chiese «Ma perché tu? Ti hanno appena premiato. Per il tuo servizio dovresti essere ormai superiore a chi si occupa di recapitare messaggi». «Oh, credo di sì», disse Kellan, «ma ho chiesto io che mi mandassero». «Cosa? E perché?» «Perché volevo parlarti». Kaya, sorpresa, non seppe come rispondere. Lui iniziò ad incamminarsi verso la sede dell'agenzia e lei lo seguì cercando di elaborare i suoi pensieri. Alla fine, tutto ciò che elaborò fu di nuovo «Perché?» «Ho letto il tuo fascicolo. Non sei di qui», disse facendo roteare la mano indicando la città. «Di Ravnica, intendo. Tu vieni da molto lontano». «Guarda che puoi dire la parola Planeswalker, eh? Non è una bestemmia», aggiunse lei. Kellan, imbarazzato, continuò «Sì, scusami. Planeswalker. Ecco, tu sei una Planeswalker. E anche mio padre lo è. Speravo che tu potessi... Mi chiedevo se sapessi dove si trova». Kaya si fermò. Kellan continuò sulla sua strada e fece diversi passi prima di accorgersi che lei non lo seguiva. Quando lo fece, si voltò verso di lei. «Ma che?» esclamò lui. «Tuo padre è un... No, aspetta, chi è tuo padre?» Mentre Kaya pronunciava quella frase, dentro di sé iniziò a supplicare. Ti prego, non dire uno di quei nomi. Per favore, se esiste ancora un briciolo di pietà nelle cieche eternità, non fateli nominare uno dei defunti». «Si chiama Oko», disse lui. «Un perfetto sconosciuto. No, mi spiace, non so chi sia». La delusione riempì gli occhi del ragazzo mentre il sollievo avvolse Kaya. «Sai, sei il secondo Planeswalker con cui parlo e che mi risponde così. Ho pensato, beh, l'agenzia ha ogni genere di informazione. Credevo che potessero sapere qualcosa, sempre che lui sia mai passato di qui». «E? Niente?» Kellan scosse la testa. «L'archivio è piuttosto complicato». «Allora continua a cercarlo, ragazzo mio. E se mai mi capiterà di incontrarlo, gli dirò che lo stai cercando», disse Kaya. Kellan accennò un sorriso. «Grazie, significherebbe molto per me». La sagoma fluttuante e squadrata della sede dell'agenzia si stagliava davanti a loro. Dalle sue fondamenta sgorgavano torrenti che venivano raccolti all'interno di canali, progettati appositamente per evitare che potessero inondare le strade. Kellan fece segno perché la donna si accodasse ad una fila di persone, accompagnandola fino ai controlli di sicurezza, e poi scortandola per i corridoi fino all'ufficio di Ezrim. Sulla soglia la congedò con un «Ci vediamo quando hai finito con il capo» e la lasciò da sola. Kaya osservò la porta sbarrata. Esitare non sarebbe servito a nulla, se non a far aumentare quell'agonia. Così timidamente alzò il pugno e bussò. «Entra!» buffoncò l'arconte dall'altra parte. Kaya inspirò profondamente e attraversò la porta, senza scomodarsi di aprirla. L'ufficio di Ezrim era stato progettato con il suo immancabile compagno in mente. Oltre a un'enorme scrivania e a diverse sedie per gli ospiti, la parte posteriore della stanza era stata trasformata in una specie di stalla, con della paglia sul pavimento e un mucchio di cuscini che formavano un giaciglio. L'arconte era seduto sul dorso del suo destriero, girato di fronte alla scrivania, intento a sistemare delle carte. Kaya ragionò sul fatto di non sapere se gli arconti di Ravnica fossero una cosa sola con il proprio compagno o se fossero due esseri distinti che semplicemente sceglievano di non separarsi mai per nessun motivo. In effetti, non aveva mai visto Ezrim, né nessun altro arconte, abbandonare la sella del proprio partner. Se fossero stati una cosa sola, allora l'arredamento dell'ufficio era figlio di una necessità pratica e non un trattamento di riguardo. «Mi avete fatto chiamare, signore?» chiese, raccogliendo le mani dietro la schiena e mettendosi sull'attenti. «Sì, l'ho fatto», rispose lui prima di perdersi in un lungo silenzio. Kaya interpretò quel gesto come un invito a dire qualcosa, ma siccome non sapeva cosa aggiungere, si limitò a stare sull'attenti senza dir nulla. Era onorata di essere tenuta in considerazione dall'agenzia e non le pesava affatto recarsi in sede quando convocata, ma ciò non significava essere uno dei suoi agenti. Tecnicamente non gli doveva nulla.
Se avesse voluto che lei parlasse, avrebbe dovuto farle una domanda. Dopo un lasso di tempo abbastanza lungo, per cui il silenzio diventò quasi imbarazzante, fu Ezrim a schiarirsi la gola. «Tu non sei un membro dell'agenzia?» «No, signore.» «Ma sei sicuramente una professionista nel risolvere problemi. Gli Orzov hanno sempre decantato le tue capacità in tal senso.» In qualche modo lei dubitava del «sempre» in quella frase, ma nonostante ciò sorrise e rispose con un «grazie, signore». «Essendo una ex leader di una gilda, le altre corporazioni ti considereranno piuttosto neutrale. Non ci sono risentimenti noti da parte tua nei confronti di Simic e Dimir, e nemmeno nel verso opposto.» «No, signore, direi di andare abbastanza d'accordo con entrambe. Teisa ha invitato noi due a quella festa per cercare di legittimarci e farci apparire come super partes. Io come capo dell'agenzia e tu come ex maestro di gilda e planeswalker. Saprai sicuramente che i tuoi simili non sono visti di buon occhio qui. Credo che anche il capogilda Zarek abbia avuto qualche problemino ultimamente.» «Sì, lo so, signore.» «Vorrei chiederti di assumere la direzione di questa indagine. Avrai accesso a tutte le risorse necessarie, compreso tutto il mio staff, anche se credo proprio che ti servirà ben più di qualche parola per sollevare il detective Proft da questo caso. Non molla un mistero una volta che questo ha suscitato il suo interesse. Anche grazie a te abbiamo arrestato l'assassina, ma non sappiamo ancora né il movente né il mandante, oltre al fatto che lei continua a sostenere di non ricordare nulla dell'accaduto. Come vedi, c'è ancora molto lavoro da fare.» Kaia rimase in silenzio. Questa volta Ezrim non lasciò cadere il discorso. «La tua neutralità è sottintesa, e il tuo contributo gioverebbe sicuramente nel riabilitare l'immagine dei Planeswalker agli occhi di tutti. Di coloro che dicono che non siete riusciti a salvarci quando ne avevamo bisogno.» «No», rispose lei di getto. «Scusa? Cosa intendi dire?» «No, è una frase compiuta, e sa bene cosa significhi. Ho già fatto abbastanza. La ringrazio per l'interessamento nei miei confronti e per tenere la mia reputazione, ma non la aiuterò.» Poi girò i tacchi e uscì dalla stanza, ancora una volta senza aprire la porta. E lui non la fermò. Kellan se n'era già andato, probabilmente indaffarato in faccende lavorative. Tutti gli altri occhi dell'agenzia, però, le sembravano puntati addosso mentre percorreva il lungo corridoio. Prima se ne fosse andata da Ravnica, meglio sarebbe stato. L'agenzia era stata costituita per portare avanti le indagini senza che l'appartenenza ad una gilda ne influenzasse le scelte. I criminali, presunti o colpevoli, venivano affidati alle custodie degli Azorius perché per tutti ci fosse un giusto processo. Mentre Proft aspettava che il mago della legge di stanza a quel varco finisse di controllare i suoi documenti e lo lasciasse passare, non poteva fare a meno di rimpiangere gli anni passati in gioventù a far quel mestiere. «Sembra tutto in ordine», gli disse prima di indicargli la via. Il detective aveva dovuto passare 3 livelli di sicurezza e fortunatamente nessuno aveva evidenziato problemi. Il suo controllore, infatti, doveva essere una recluta che non sapeva dei suoi trascorsi. Fosse stato uno di quelli che se lo ricordava come collega, avrebbe sicuramente fatto storie, additandolo come colui che implora per tornare. «Può passare», gli disse. Subito dopo, la porta si aprì e lui recuperò i suoi documenti. La cella di Etrata era l'unica abitata in quella sezione, posta a distanza di sicurezza da chiunque, eccezion fatta per le guardie che non si lasciavano certo andare in conversazioni. Quando Proft si avvicinò, lei si voltò distogliendo lo sguardo dal percorso che stava tracciando un ragno che si faceva strada sul muro. «Qualcuno si sente solo e cerca di socializzare con nuovi amici, eh?» chiese lui. «No, io e quel ragno non ci assomigliamo affatto», rispose lei. «Lui può andarsene quando vuole. Nessuno lo punisce perché agisce secondo natura. Nessuno lo tiene prigioniero e può fare quello che vuole sempre e comunque. Sì, finché non verrà schiacciato.» «Forse. Sei venuto fin qui per vantarti delle tue gesta? Il vincitore che deride lo sconfitto?» «Lo ammetto, è una cosa che ho fatto spesso in passato. Gongolare fa bene allo spirito. Gongolare è come brindare con un bicchiere di Bumbat col proprio io. Ma stavolta no, ci sono troppe cose che ancora non mi spiego. Troppi particolari, piccole incongruenze, troppe domande senza risposta.» Poi, facendosi più serio, aggiunse: «Io ti conosco, la tua fama ti precede.» Etrata lo fissò, apparentemente sconcertata dal suo improvviso cambio di tono.
Molti mi conoscono. Dove vuoi arrivare? Ecco, sì, tutti quelli che ti conoscono parlano molto bene delle tue capacità. Si dice che tu sia una delle migliori, se non proprio la migliore, che il mercato possa offrire. La creme della creme della casata di Ymir. Per cortesia, risparmiami altre notti insonni. Dimmi perché hai voluto uccidere un bersaglio del genere in quel modo, in un luogo pubblico. Per non parlare poi di come hai apparecchiato la scena del crimine. Avresti avuto tutto il tempo per commettere l'omicidio e fuggire, ma nonostante ciò sei rimasta e hai atteso che chiudessero le porte impedendoti di andartene. Non è certo questo il lavoro di un professionista. Perché commettere un crimine del genere e non fuggire? Etrata lo fissò impassibile. Non è questo ciò che vuoi sapere veramente, giusto? Col suo tono mite, quelle parole suonavano ancor più pungenti. Fammi la vera domanda, detective. A suo modo, era riuscita a trasformare il suo titolo in un insulto. Proft non si scompose. Dimmi come hai fatto a deludere i circoli di veridicità quando ti hanno interrogata. Se c'è un modo per farlo, le gilde devono saperlo. Ah, quindi sei preoccupato che uno dei vostri giochetti contro i ladri di caramelle non funzioni più? Poi lo schernì mi mandò il gesto di asciugarsi le lacrime. Pensi che Ravnica riuscirà a sopravvivere senza i tuoi stupidi trucchi da circo? Ti scongiuro, disse lui. Lei si bloccò, come sorpresa dalla sincerità di quelle parole. Lui invece continuò. Ti abbiamo presa. Non ti chiederò di rivelare i segreti della tua casata. Non parteciperò al tuo processo e non firmerò io la tua condanna. Ma in città ci sono fin troppi problemi. Non c'è più fiducia né tra le gilde né tra loro e i cittadini. Dobbiamo avere la certezza che almeno i circoli della veridicità, che qualche dannata cosa in questa città, sia attendibile. Etrata si voltò, distogliendo lo sguardo. Kaia tornò nella sua stanza a testa bassa, con quell'odiosa sensazione di avere tutti gli occhi addosso e detestando quel senso di distaccamento da quella città che avrebbe dovuto essere sua, che era stata sua per così tanto tempo. Era pronta a levare il disturbo. Quel posto non era più suo, forse non lo era mai stato. Un messaggero in abiti Orzov si trovava fuori dal suo alloggio, abbastanza giovane da non avere la barba e abbastanza intimorito da continuare a guardarsi intorno con ansia mentre aspettava. Quando vide Kaia, si affrettò nel raggiungerla, impacciato, quasi inciampando da solo. «Maestro Planeswalker», disse. Anche se lei storse il naso per quel titolo, in fondo aveva senso. Non era più maestro di Gilda, e i classici titoli da ex leader non si applicavano a lei, visto che non era ancora morta. Rivolgersi ad un importante esponente Orzov in maniera irrispettosa avrebbe avuto i toni di un grave insulto, e in assenza di altri ruoli noti, aveva scelto quello che conosceva. Era la scelta più sicura. Non doveva piacerle. «Sì?» rispose lei. «La capogilda Karlov richiede la vostra presenza al maniero». «Beh, direi di essere molto richiesta oggi, eh?» Lui la guardò con aria interrogativa, sbattendo le palpebre, chiaramente confuso. «Scusi?» «Niente, niente, non importa. Aspetta che recupero una cosa. Hai qualche altro messaggio per me?» «Sì, le devo consegnare questo», disse lui estraendo dalla tasca una busta sigillata. Glielo allungò tutto fiero. Aveva fatto il suo dovere e non appena lei avesse preso quella lettera, sarebbe potuto andar via. Kaia prese il biglietto, facendo attenzione a non rompere il sigillo mentre se lo infilava in tasca. «Tu mi accompagnerai?» «Mi è stato riferito che lei conosce bene la strada». Un altro modo per evitare di insultarla. Era già stanca di tutti quei complimenti e del bon ton di Ravnica. Una volta chiusa questa storia, forse sarebbe potuta stare su Calden per un po', dove non era un problema insultare gli altri, a meno di farlo tirando loro un pugno in faccia. O forse su Innistrad. Il Galateo lì è decisamente diverso. «Beh, grazie allora per avermi trovata così in fretta». Poi tirò fuori una moneta dalla tasca e gliela passò. Lui controllò di nascosto il valore prima di farla sparire nella manica e rispose felice. «Grazie, grazie di cuore». Kaia scosse la testa con riluttanza e rientrò in casa. Doveva cambiarsi prima di andare. Di nuovo era una vittima dell'etichetta, ma sapeva bene che alcune cose dovevano essere rispettate. Una volta sola nella sua stanza, spezzò il sigillo sulla busta e la aprì. «È giunto il tempo per quel discorso che non siamo riusciti ad avere durante il gala. Mi spiace che ci sia voluto così tanto. Non è sicuro che io ti scriva qualcosa qui. Ti prego, vieni più presto che puoi e vieni da sola. Grazie per essere rimasta. So che l'hai fatto per il mio bene più che per quello di Ravnica, e io lo apprezzo più di quanto tu possa immaginare.
la tua, comunque, amica dopo tutto, Teisa. La sua firma sembrava più uno scarabocchio. La Planeswalker guardò il testo di nuovo, nascose il biglietto sotto il cuscino, si cambiò rapidamente e uscì. È ora di andare al maniero. È ora di finire questa storia. Nessuno la fermò sulla strada e una volta arrivata trovò i cancelli già aperti. I vari livelli di guardia erano stati abbassati per consentirle il passaggio. La sfilata nel vialetto le sembrò la parte più lunga del viaggio, un'inutile passerella, pensata solo per impressionare e intimidire, come se il maniero non incutesse già abbastanza paura di per sé. Anche la porta d'ingresso in casa era stata lasciata aperta per il suo arrivo. Appena dentro, si guardò intorno chiedendosi se l'altra la stesse aspettando. Ma non vide alcun segno della padrona di casa o del suo staff. Il maniero era stranamente silenzioso. Non sembrava esserci anima viva, nessuno che l'aspettasse o l'annunciasse. Sentendo un nodo alla bocca dello stomaco, Kaia si avviò verso le scale. Teisa non avrebbe mai voluto tenere quella conversazione in pubblico. Tutto ciò che era troppo importante per essere scritto sarebbe stato pronunciato solo nei suoi alloggi e nelle sue stanze private. Lì, nel salottino, intimo ed elegante, attrezzato proprio per cose di questo tipo. Kaia la conosceva abbastanza bene da essere certa che l'avrebbe trovata lì. Il silenzio di tomba e l'inquietante calma perdurarono mentre percorreva il corridoio. Teisa doveva aver fatto allontanare tutto il personale. Qualunque cosa volesse discutere, non voleva assolutamente rischiare di venire ascoltata. Trovò la porta del salottino socchiusa. La Planeswalker si diresse verso di essa, esitando quando percepì l'acre odore di sangue nell'aria. Quell'attimo fu immediatamente rimpiazzato dallo scatto con cui si gettò oltre la soglia, dove si bloccò, portandosi una mano sulle labbra per soffocare l'urlo che sentiva crescere nel petto. Teisa era lì, distesa sul pavimento accanto alla scrivania dove riceveva le visite. Stava aspettando Kaia, questo era chiaro. I suoi occhi erano ancora aperti e fissavano il soffitto, mentre l'asta del suo bastone da passeggio sporgeva dal suo petto, insanguinata. Lo stesso sangue che le macchiava le mani, con le quali aveva probabilmente cercato di estrarlo prima di morire dissanguata. Teisa non c'era più. Sentendo cedere le sue ginocchia, la Planeswalker barcollò, trascinandosi verso il corpo esanime dell'amica. La morte non era certo la fine, sicuramente non per gli Orzhov, ma Teisa, benché avesse molti legami con i defunti, era sempre stata una delle persone più vive che Kaia conoscesse. E ora, anche tutto ciò era finito. Non c'era più. Un'altra amica scomparsa, un altro corpo da seppellire. Qualcosa stridette sotto il piede di Kaia, attirando la sua attenzione. Abbassò lo sguardo, dei frammenti di una delle statue che la padrona di casa teneva in bella mostra nel salotto, probabilmente risultato della colluttazione che era avvenuta in precedenza, testimonianza della dissacrazione dello spazio privato di Teisa che si aggiungeva alla profanazione del suo corpo. Kaia si inginocchiò iniziando a raccogliere i cocci. Un piccolo pezzo di carta giaceva sepolto in mezzo a quel disordine. Kaia lo raccolse con cura, poi rimase quasi paralizzata con il petto che esplodeva mentre tutto il mondo intorno si concentrava su quel minuscolo punto davanti a lei. Il suo cuore picchiava come un martello su di un'incudine, il suo sangue scorreva nelle vene come l'acqua di un fiume che cade da una cascata. In preda all'ansia, se non fosse stato per le protezioni magiche del maniero, sarebbe probabilmente sprofondata nel pavimento, incapace di controllare la sua capacità di rendersi incorporea. Aprì quel biglietto. Era chiaramente stato scritto da Teisa. La calligrafia era indubbiamente la sua. La conosceva bene. Quelle piccole macchie in fondo ad ogni riga erano il suo segno distintivo. La lingua in cui era scritta però... Panico. Era scritto in firexiano. Il respiro di Kaia divenne ancora più affannoso. Il suo pugno si strinse intorno al foglio e lo accartocciò. Non poteva andarsene. Teisa era morta. Per quanto avessero avuto di verbi, era comunque sua amica. E ora aveva scoperto che forse aveva a che fare con Firexia. Non poteva assolutamente lasciare il piano. Doveva tornare da Ezrin. Doveva dirgli che suo malgrado per forza era coinvolto in questa faccenda. Lo era sempre stata. Non credo ci sia alcun modo per sfuggire a quei dannati circoli, sussurrò Etrata di spalle. Croft si accigliò. Ma quando sei stata interrogata hai risposto di non averla uccisa tu. Certo, perché non l'ho fatto. Poi reclinò la testa all'indietro fin quasi a toccare il muro.
Mi sono intrufolata alla festa perché la casata voleva che ci fosse qualcuno all'interno, per capire cosa succedeva. Sembrava una serata divertente. Non avevo alcun obiettivo specifico, solo ricognizione. Nessun incarico. Stavo per raggiungere un piatto di quei fagottini ripieni di carne ricoperti di formaggio. Sembravano deliziosi, ma poi... Proft espresse la sua frustrazione. Non sei riuscito ad assaggiarli? Mi spiace. L'assassina sembrò gettare la maschera, smettendo di giocare con il detective. Si fermò di nuovo e sospirò. Se l'ho davvero uccisa io, non me lo ricordo. Non ero lì per uccidere nessuno, e posso assicurartelo. Io non faccio questo genere di cose gratis. Non l'hai... Proft si bloccò. La sua mente iniziò a divagare. La legge su Ravnica era chiara in merito. Se un individuo fosse stato spinto tramite controllo mentale o qualsiasi altro tipo di magia a compiere un reato contro la propria volontà o giudizio, allora doveva essere ritenuto innocente. Sarebbe stata sì l'arma, ma non certo l'assassino. E quindi il caso rimaneva aperto, l'enigma irrisolto. «Mi aiuterai a ripulire il tuo nome?» Etrata lo guardò esterrefatta. Le gilde hanno bisogno di un capro espiatorio, di una vittima sacrificale. Non credo ci sia modo di farlo. Giurami che lo farai, ripeté lui con insistenza. Non puoi farcela. Io sono Alquist Prof, e in nome della verità metterò a rischio il mio nome pur di riscattare il tuo. Ora promettimelo. Lei, più stupita che convinta, lo guardò sbigottita. Per quel che possa valere, ok. Hai la mia parola.